la mia famiglia, sto sulle colline e forse la mia è una delle prime. Ci sono le antenne di poco lontano, offrendo al paesaggio un alone un po' strano. I figli che giocano, felici in un prato, ignari di quello che sarebbe accaduto. Dimmi che cos'è importante, se la morte di un bimbo o la voce di Dio. Guarda, sono disperato, io sono un credente, ma era figlio mio. I figli di Erode cominciano piano, eppure son lì, non sono lontano. Le voci al telefono oppure al citofono disturbano la vita di gente normale. C'è chi ne ha abusato scavalcando la legge, ma è la voce di Dio e non è fuori legge. I figli di Erode non hanno rispetto di chi vive tranquillo sotto il proprio tetto. La voce che arriva ai paesi lontani è al di sopra di tutto e anche agli esseri umani. Dimmi che cos'è importante, se la morte di un bimbo o la voce di Dio. Guarda, sono disperato, io sono un credente, ma era figlio mio. Come la verità che si sa molte facce, con Marcinko sparito si sono perse le tracce. Perché aveva sbagliato, perché aveva barato, ma dice la voce ufficiale è stato mal consigliato. E a distanza di anni, come allora i cristiani, come Ponzio Pilato, se ne lavano le mani. E dei figli di Erode si commenta in TV, però quei bambini non giocano più. Dimmi che cos'è importante, se la morte di un bimbo o la voce di Dio. Guarda, sono disperato, io sono un credente, ma era figlio mio. Il settimo dice non devi ammazzare, non l'ho detto io, ma l'ha detto Dio.